Bettio Motoscenica, tecnologia in movimento. Dal grande successo di Scenica, il reparto ricerca e sviluppo Bettio crea Motoscenica, la prima zanzariera ad apertura automatica dotata di motorizzazione di serie. Potente, affidabile ma leggera e sottile, Motoscenica garantisce un comfort unico perché il motore scelto da Bettio consente di aprire e chiudere la zanzariera con un semplice tocco della barra maniglia. Motoscenica dispone inoltre di un'ampia gamma di dispositivi opzionali. Questi accessori rendono semplice e veloce la movimentazione di zanzariere anche molto grandi, senza alcuno sforzo fisico. Infatti Motoscenica raggiunge nella versione a due battenti una dimensione massima di 4 metri per 3,40 metri, anche in modalità decentrata. Vediamo ora le modalità di assemblaggio della zanzariera Motoscenica. Inizialmente estraiamo dalla scatola automazione i vari componenti, il carter motore, la confezione di viti e accessori, il manuale di installazione e le dime per la foratura. Stacchiamo il carter motore 2 dal carter motore 1. Posizioniamo la prima dima sull'angolo superiore del foro porta, da dove si aprirà la zanzariera, e segniamo il punto in cui andremo a forare. Facciamo la stessa cosa sull'angolo opposto utilizzando la seconda dima. Inseriamo le viti a farfalla nei pezzi 60. Inseriamo le viti numero 58 nei fori. Posizioniamo il carter motore fissandolo con le viti. Colleghiamo la presa di corrente del carter motore alla presa che fuoriesce dal muro e cabliamo il cavo all'interno del carter motore. Il carter motore è ora installato. Estraiamo dalla scatola la zanzariera, la confezione di viti e accessori e il manuale di installazione. Prendiamo la zanzariera e poggiamola a terra. Facciamo ruotare verso l'alto la guida della zanzariera di 90 gradi, sganciando le mollette e facendo attenzione ad innestare correttamente la guida sulla zanzariera. Solleviamo la zanzariera ruotandola in posizione verticale e posizioniamola in corrispondenza del supporto cassonetto posto sul pavimento. Fissiamo la guida ai regolatori e fissiamo la maniglia della zanzariera alla staffa del carter con le apposite viti numero 57. Stando attenti all'allineamento. Copriamo la staffa con il pezzo 59 e l'estremità opposta del motore con il pezzo 54. Applichiamo il carter motore 2 al carter motore 1. Ora Motoscenica è pronta per essere azionata. Nel caso in cui lo scorrimento della zanzariera risulti difficoltoso, sarà necessario livellare la zanzariera rispetto al pavimento agendo sulle viti di compensazione. Opzioni disponibili. A richiesta vengono forniti alcuni accessori opzionali, quali il pulsante a sfioramento, il telecomando, il display, il sensore insieme alla scheda elettronica di gestione. La funzione del display consiste nel visualizzare attraverso l'accensione dei LED lo stato della zanzariera e per installarlo bisognerà collegare l'estremità del cavo in dotazione alla scheda elettronica in corrispondenza della presa specifica e l'estremità opposta alla presa nel retro del display.
Per installare il sensore, collegare l'estremità del cavo in dotazione con la presa posta nel retro del sensore e l'estremità opposta alla presa della scheda elettronica. Il sensore potrà essere installato sia sul carter motore che a muro, con le opportune predisposizioni. Per installare il pulsante a sfioramento, collegare il cavo alla presa della scheda elettronica. Collegare i cavi in dotazione nell'ordine corretto. Il pulsante andrà installato a muro con le opportune predisposizioni. Nella scheda elettronica è possibile installare fino a 4 accessori opzionali. Nel caso della versione a 2 battenti, sarà necessario collegare il cavo del secondo motore alla seconda presa specifica libera della scheda elettronica per il movimento simultaneo delle due zanzariere. In Motoscenica è concentrato il meglio della tecnologia oggi disponibile nel settore, adatta ad una clientela ricercata che troverà nel gruppo Bettio il partner ideale per le esigenze del loro lifestyle. Bettio Motoscenica. Tecnologia in movimento.